Coronavirus, decisa frenata dei contagi sia in provincia che in regione dove il tasso di positività è ai minimi storici, 2 decessi nel riminese. Caos ieri al punto tamponi dell'ospedale Infermi. Un uomo ha bloccato la fila e inveito contro i medici, necessario l'intervento della polizia. Cambia il volto della spiaggia alla Darsena di Rimini con la rimozione della scogliera, nuova baia e acqua più limpida. Una trasmissione dedicata ai cammini italiani, quelli storici e quelli da scoprire. Questa sera la prima puntata su Icaro TV. Buonasera e bentrovati all'edizione serale di Icaro TG. Buone notizie oggi dall'aggiornamento coronavirus. Infatti in provincia e in regione i contagi tirano il freno. Il numero dei casi in Emilia-Romagna torna a livelli che non si registravano da 6 mesi, mentre si impenna il numero delle guarigioni. Per Rimini oggi i dati negativi sono i 2 decessi e un nuovo aumento delle intensive. Il servizio. Una situazione che sia per il dato quotidiano che per i trend riporta a metà ottobre. Oggi i contagi da coronavirus a Rimini sono solo 47, di cui 21 sintomatici. 165 le guarigioni. Ci sono purtroppo 2 decessi, 2 donne di 68 e 89 anni, entrambe di Rimini. Scendono sotto quota 500 i nuovi casi in Emilia-Romagna, sono 488 su un totale di 29.500 tamponi, con un tasso di positività di appena l'1,7%. Solo Bologna è sopra i 100 casi, 155. L'età media dei nuovi positivi resta bassa, oggi 36,5 anni. Le nuove guarigioni sono 3.335, i casi attivi scendono a 39.128, in un solo giorno 2.871 in meno. Dopo i 10 decessi di ieri, il numero oggi risale a 24, a Ferrara c'è una 33enne. Tornano a diminuire i ricoveri in ospedale. I pazienti in terapia intensiva sono nel complesso 213, 6 in meno, ma Rimini risale da 15 a 17. I pazienti negli altri reparti Covid emiliano-romagnoli sono 1620, 66 in meno. Il report della regione approfondisce oggi il capitolo scuola. Nel periodo 19 aprile-2 maggio in Emilia-Romagna si sono registrati 1.778 nuovi casi nella fascia d'età 0-18 anni e 161 nuovi casi fra docenti e personale scolastico. Rispetto al periodo 5-18 aprile l'aumento è stato del 48,6%. Rimini è però in controtendenza. Tra ragazzi e docenti, 92 casi nel periodo 5-18 aprile, 80 nel periodo 19 aprile-2 maggio. Ha bloccato la fila per i tamponi molecolari al punto drive-thru dell'ospedale Infermi di Rimini per più di 30 minuti, pretendendo di sapere dai medici chi avesse fatto il suo nome. Caos ieri pomeriggio all'Infermi, dove un riminese di 60 anni, convocato dall'AUSL per essere sottoposto a tampone in seguito al contatto con un positivo, ha inveito contro il personale sanitario. L'uomo voleva conoscere a tutti i costi il nome della persona che lo aveva citato come contatto stretto. Davanti al rifiuto dei medici, il 60enne si è fatto sempre più aggressivo. Ha lasciato l'auto di traverso, impedendo agli altri automobilisti di sottoporsi al tampone, poi ha filmato la scena col telefonino per denunciare quanto stava accadendo. Per riportarlo alla calma ci è voluto l'intervento della polizia, che lo ha denunciato per interruzione di pubblico servizio. Parliamo ora di turismo. La certificazione verde, che consentirà di viaggiare anche tra regioni di colore diverso, sarà attiva dalla seconda metà di maggio, mentre il Green Pass europeo sarà pronto da metà giugno. Lo ha spiegato il Premier Mario Draghi nella conferenza stampa convocata a conclusione del G20 con i ministri del turismo. Per certificazione verde si intende lo stato di completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dall'infezione da Covid, che corrisponde alla data di fine isolamento, o il referto negativo di un test molecolare o antigenico rapido eseguito nelle 48 ore antecedenti.
Con il ripascimento avvenuto nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori nella Baia della Darsena di San Giuliano a Rimini, iniziate a dicembre con la rimozione della scogliera. Vediamo. Qualcuno già approfitta per la prima tintarella e si gode la spiaggia della Darsena di San Giuliano a Rimini che arriva all'estate 2021 con un nuovo sguardo sul mare. Rimossa la scogliera L, fatto il ripascimento sia sul lato destro della sponda del Marecchia che sul lato della Darsena sotto la passeggiata sopraelevata, la spiaggia ha assunto ancora di più la forma di una baia d'arco aperta. I lavori hanno portato giovamento anche all'acqua, oggi con il sole particolarmente cristallina che non subirà più il fastidioso effetto ristagno. I lavori, iniziati a dicembre con il pontone che ha rimosso gli scogli, sono proseguiti a marzo con la rifinitura da terra e si sono conclusi negli ultimi giorni di aprile con il ripascimento. Il lavoro principale ha riguardato il salpamento della scogliera L che c'era proprio nello spazio acqueo davanti alla spiaggia di San Giuliano, quindi sostanzialmente abbiamo tolto quella scogliera L. E è stata tolta quella scogliera per favorire una migliore circolazione delle acque nella baia e anche per togliere un po' quell'effetto limoso che a lungo andare le scogliere possono fare. Era una scogliera che era abbastanza vicina alla sponda destra del Marecchia e quindi creava un ambito acqueo un pochino troppo fermo. L'aver tolto la scogliera ridisegnerà un po' il profilo di questa baia, dando ad essa l'effetto proprio di una baia ad arco, e allungherà naturalmente, già questo si è visto in questi primi mesi, amplierà e allungherà naturalmente la spiaggia libera che c'è praticamente compresa fra il Sunset e la passeggiata sopraelevata della Darsena. Ci eravamo un po' abituati a quella scogliera L, però l'averla tolta non ce la fa rimpiangere dal punto di vista visivo e dal punto di vista della qualità delle acque e della qualità del fondale, soprattutto ciò avrà solo effetti positivi. Questa sera alle 20.40 su Icaro TV, canale 91, a tutta salute si parlerà di alimentazione e malati oncologici. In studio Marco Pirozzi, papà di Francesca, morta a soli 24 anni nel 2016 di linfoma. Marco ha pubblicato nel libro Il cibo ideale la tesi di laurea della figlia sull'alimentazione durante la chemioterapia e ha aperto una fondazione a suo nome per aiutare la ricerca sul cancro. Vediamo un estratto della trasmissione. Tu te l'aspettavi di avere tutta questa forza? E se non te l'aspettavi, dove l'hai trovata? Allora, io non me l'aspettavo, ma io non mi aspettavo neanche che succedesse tutto questo, per cui in realtà noi fino all'ultimo minuto siamo sempre stati convinti che che non finiva così. Io sostenevo Francesca, Francesca sosteneva me e tutti e due sostenevamo tutto il mondo che ci stava attorno. Ti dicevo prima, dopo che è morta, la battuta mia è che lo sport era piangere, per cui per un po' abbiamo avuto il mondo ti passa attorno, tu dici boh, non lo capisci. Poi è arrivata questa forza, come dicevi tu, grande, che non la capisco, cioè chiaro, mi sembra di essere una macchina che sta andando e dove è meglio non spegnere il motore che probabilmente non si riaccende più. Mi ricordo l'imbarazzo incredibile a cui non ero preparato la prima volta che ho presentato il libro in pubblico, che mi sono trovato le persone che venivano a chiedermi l'autografo, ma io non ero preparato a questa cosa. Dicevo, ma non è è vero che ho messo insieme i pezzi io, ma non sono io l'autore. E lì ho trovato un imbarazzo incredibile nell'affrontare queste persone che in qualche modo erano emozionate dalla storia. Chiaro che poi ho imparato, più sono andato avanti, più mi sono fatto forza anch'io di questa cosa e ho capito che questo mio entusiasmo è contagioso, perché poi mi sono trovato tantissime persone che mi hanno ringraziato perché hanno avuto situazioni simili, con caratteristiche diverse, però hanno detto che hanno preso dal mio entusiasmo un po' la forza per andare avanti. Quindi questo diciamo che è un altro pezzettino utile che va oltre il libro, oltre tutto il resto.
Dopo una settimana di pausa torna domani l'appuntamento su Icaro TV con Fuori dall'aula alle 18 e poi alle 20.35. Al centro della discussione ci sarà il DDL Zan contro l'omotransfobia. A confrontarsi saranno due consiglieri regionali, Nadia Rossi del Partito Democratico e Matteo Montevecchi della Lega. Prima puntata questa sera alle 21.05 su Icaro TV per la nuova serie Cammini, storie a passo lento, una trasmissione dedicata ai cammini italiani, quelli storici e quelli da scoprire. La prima puntata è dedicata al territorio riminese, al cammino Rimini-Laverna, ripercorrendo le vie battute da San Francesco per predicare in Romagna, un viaggio che lo portò a ricevere in dono nel 1213 il Monte della Verna a San Leo. Importante tappa di questo cammino francescano, vediamo un'anticipazione. La Valmarecchia è una valle ricchissima di castelli, borghi, pievi. Come ci giriamo mentre si cammina, incontriamo di queste bellezze in ogni angolo. Le vie battute da San Francesco nella predicazione in Romagna. A questo è dedicata la prima puntata di Cammini, storia passo lento, nuova serie nata dall'idea di indagare le ragioni del successo di questo semplice gesto, il camminare appunto, attorno a cui negli ultimi anni sono nati in giro per l'Italia tanti percorsi. Un viaggio lento che tanta importanza, dicono gli esperti, rivestirà probabilmente ancora di più negli anni a venire di questa epoca post-Covid, per la necessità di rimettersi in ascolto di se stessi. Il viaggio sulla Rimini-Laverna comincia al Duomo di Rimini e da qui, uscendo da Porta Montanara, punta verso Villa Verucchio e poi alla fondamentale tappa di San Leo, dove San Francesco nel 1213 ricevette in dono il Monte della Verna. Un ripercorrere le strade di Francesco che riserva anche una scoperta sul suo passaggio a Cella Fausti. L'ultimo carteggio che abbiamo trovato nell'archivio diocesano di Pennabilli riguarda la traslazione del convento. Ed è lì che ci siamo imbattuti sulla cella di San Francesco. Il racconto degli itinerari e tesori artistici in cui ci si imbatte lungo il cammino sarà il centro di tutte le sei puntate, sempre in ascolto delle motivazioni di chi si mette in cammino. Sono viaggi alla ricerca di che cosa? Di sensazioni, di emozioni, dello stare a contatto con la natura, di incontrare persone che per qualche motivo entrano in rapporto con te, hanno degli scambi brevi, fugaci, intensi, E poi li lasci perdere, che è un po' la vita questa. Chiudiamo con lo sport. Riviera Banca Basket Rimini ha chiuso la regular season con 3 vittorie di fila l'ultima domenica a Cecina e 30 punti in classifica. I ragazzi di coach Bernardi saranno spettatori dei recuperi delle altre squadre che definiranno la griglia dei play-off. Gli spareggi promozione scatteranno domenica 16 maggio. Ieri sera il direttore sportivo di RBR Davide Turci ha commentato la vittoria di domenica e parlato della finestra di mercato che si chiuderà venerdì. Vediamo. Partita non facile. Noi avevamo tutto da perdere perché giocavamo contro una squadra oggettivamente in difficoltà perché veniva da un lungo periodo di sosta per il Covid. Siamo presentati solo in 8 giocatori. Noi dovevamo vincere per forza. Ci mancava, oltre ormai Francesco Bedetti, lo sapevamo, Tommaso Rinaldi. A dire il vero avevamo anche Sepicelli che veniva da 2 giorni che non si era allenato per un problema all'adduttore. Quindi ci siamo trovati a giocare una partita che per mille motivi non è stata una partita semplice, come sono tutte le partite in questo momento verso il finale di campionato, perché ogni squadra ha da combattere per un proprio posizionamento per i play-out, per i play-off, ed è stata una battaglia vera e propria. Ti dico, alla fine è stata un'impresa vincerla, perché si era messa veramente male. Per fortuna i nostri ragazzi hanno una mentalità e un cuore enorme e siamo riusciti a portare a casa una partita che si era messa veramente male con un grandissimo atteggiamento finale, trovando le scelte giuste al momento giusto. È ipotizzabile un nuovo innesto, ti chiedono? Ah, questa è una domanda interessante. C'è una finestra di mercato che chiuderà venerdì. Sicuramente noi come sempre ci guardiamo intorno, comunque siamo sempre molto attenti alle varie dinamiche.
abbiamo avuto la conferma dell'infortunio di Francesco, che purtroppo lo sarà fuori per tutta la stagione. Siamo altrettanto convinti di avere un ottimo roster con diversi giocatori che magari la stanno prendendo, ma abbiamo massima fiducia in tutti i componenti e siamo convinti che questa squadra possa ben figurare durante i play-off. Per il resto a me piace monitorare il mercato e sicuramente diciamo che se ci sarà qualche occasione particolare valuteremo con la società, però al momento ti credi no, però comunque siamo vivi. È tutto, io vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it per rimanere aggiornati su tutte le notizie del territorio e la nostra piattaforma icaroplay.it dove potrete rivedere tutti i programmi del gruppo Icaro, compreso il TG. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi l'augurio di una buona serata.